Dal Vangelo di Marco. In quel tempo, mentre andava per la strada, un tale corse incontro a Gesù e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano fra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di oggi ci fa incontrare Gesù sulla strada, il luogo che lui insieme alla casa preferiva di più. La strada perché la strada è aperta, la strada perché permette gli incontri, perché in essa possono crescere le relazioni, la strada perché essa indica un obiettivo, un traguardo da raggiungere. Su questa strada Gesù, insieme con i suoi discepoli, era in cammino ed era in cammino verso Gerusalemme. Gerusalemme era il suo traguardo, Gerusalemme era il suo punto di arrivo. Lì si sarebbe compiuto il disegno di salvezza, il disegno d'amore del Padre, quando lui avrebbe donato la sua vita, prima nel sacramento dell'Eucarestia e poi concretamente morendo per noi sulla croce. Per salire a Gerusalemme, Gesù pian piano ha lasciato da parte tutto quello che aveva. Ha lasciato da parte le cose belle che gli erano capitate, le persone che aveva incontrato, anche i successi che aveva sperimentato. Ha lasciato da parte le folle che lo seguivano entusiaste, ascoltando le sue parole. Ha lasciato da parte il consenso che i grandi segni da lui compiuti gli facevano manifestare. Insomma, pian piano Gesù, salendo a Gerusalemme, si è ritrovato, possiamo dire, nudo, da solo con il Padre, fidandosi di Dio e affidandosi a Lui. In Dio Gesù ha trovato la pienezza della sua vita, in Dio Gesù ha trovato la sua gioia, la sua felicità. Gesù in Dio ha trovato il modo di fare la volontà
del Padre e quindi di compiere il suo disegno d'amore e di salvezza. È inevitabile che se Gesù, il Maestro e il Signore, andando verso Gerusalemme si spoglia di tutto, è inevitabile che anche noi, Suoi discepoli, dobbiamo fare altrettanto. Dobbiamo imparare ad alleggerirci, dobbiamo imparare a lasciare da parte ciò che non è veramente essenziale e indispensabile. Dobbiamo imparare a lasciare ciò che non serve per la nostra vita e a coltivare invece il tesoro, come dice la Scrittura. La Scrittura che ascoltiamo oggi, fratelli e sorelle, come ci ricorda la seconda lettura della lettera agli Ebrei, è una spada a doppio taglio, arriva nel più intimo della nostra identità, mette a nudo chi siamo e cosa vogliamo fare nella nostra vita. E seguendo ciò che ci suggerisce la prima lettura, nella preghiera chiediamo al Signore prudenza e sapienza per capire bene ciò che la parola ci chiede, ciò che la parola ci offre. Quello che alla fine non ha capito quel tale che correndo si era precipitato davanti a Gesù e si era inginocchiato davanti a lui per interrogarlo. Correva quel tale perché intuiva che Gesù poteva dargli una risposta sul fondamento della sua vita. Correva quel tale perché non era ancora soddisfatto di come conduceva la sua esistenza. Correva quel tale perché sentiva che oltre al suo presente c'era un oltre, c'era altro che lui doveva scoprire. E a Gesù fa la domanda più importante di tutte. Non una domanda generica, ma una domanda che lo riguarda nella sua originalità, nella sua specificità. Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? Cosa devo fare io? Maestro, dimmi se la mia vita è una vita piena, ricca di significato, di senso, se la mia vita è una vita felice o devo fare altro? Gesù si intenerisce di fronte alla ricerca di questo uomo. Gesù si intenerisce e lo ama, e guardandolo, avvolgendolo con il suo sguardo d'amore, gli dice che deve fare un percorso che prevede diversi step, diverse tappe. La prima tappa è osservare i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non frodare, onorare il padre e la madre, tutti i comandamenti che riguardano l'amore verso il prossimo. Ma quando questo tale, rispondendo a Gesù, dice: ma io queste cose le ho sempre fatte, Gesù intuisce che non c'è presunzione nelle sue parole, ma buona fede. Davvero questo tale voleva trovare quel di più che gli mancava. Davvero questo tale cercava l'oltre che non era ancora riuscito a raggiungere. E allora Gesù gli svela il segreto. Vuoi essere perfetto? Vuoi la tua vita veramente felice? Vuoi la tua vita veramente piena, riuscita, santa? Allora va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Gesù gli dice che deve appunto alleggerirsi, come accennavo già precedentemente. Deve togliere le cose dalla sua vita, deve farsi povero e deve imparare la condivisione. Le sue ricchezze avrebbe dovuto consegnarle ai poveri e così avrebbe sperimentato fino in fondo la sequela, la bellezza dell'essere discepolo. Ma a quel punto lo sguardo del tale che era andato da Gesù così volenteroso, così ansioso, si fa buio. Il viso di questo tale diventa triste perché aveva molti beni, ci dice il Vangelo, e non fu capace di staccarsi dai suoi beni per seguire fino in fondo Gesù. I suoi beni avevano oscurato la sua identità,
Il Vangelo infatti ci dice che era un tale ricco, la ricchezza gli aveva mangiato il nome, eppure questo tale resta legato alla ricchezza. Intuisce che c'è qualcosa di più, intuisce che seguendo Gesù potrebbe avere davvero la gioia, la felicità della sua vita, ma alla fine non lo fa. Si tiene le sue certezze, si tiene le sue sicurezze, ma quel vuoto che sentiva nel cuore non potrà essere riempito da nessuna ricchezza, da nessun denaro, non potrà essere riempito da nessuna cosa e da nessun impegno. Per sempre questo tale rimarrà insoddisfatto. Avrebbe potuto vivere ad alta quota come un'aquila, si accontenta di razzolare a bassa quota come un pollo, così come diceva un libro che andava di moda tanti anni fa, Messaggio per un'aquila che crede di essere un pollo. Io e voi, fratelli, oggi siamo invitati ad essere aquile, a seguire Gesù ad alta quota, proprio capovolgendo la scala dei valori della nostra vita, accettando di farci poveri, accettando di condividere con gli altri, accettando di essere discepoli, perché seguire Gesù è il miglior affare della nostra vita. E se mi permettete di finire con una battuta, vorrei dire a me stesso e a voi che seguire Gesù non ci dà contanti, ma ci fa contenti, perché ci fa santi. Buona domenica a tutti.